Bella a tutti ragazzi, prima di andare a vedere il video volevo ricordarvi che oggi inizia la Bundle Week di Level Up. Con il codice XIUDERONE avrete il 15% di sconto su tutti i prodotti fino a fine mese. Se avete già provato la Burning Feather oppure la Galaxy, io vi invito ad assaggiare la Crazy Monkey, uno dei miei gusti preferiti. Codice XIUDERONE, 15% di sconto su tutto. Ma adesso, video! Finalmente ragazzi, sono riuscito a trovare del tempo per giocare la sfida Mega Mazzo di Clash Royale. Questo deck non è random, l'ho creato io e per adesso mi ha tenuto bene. Sono esattamente a 7 vittorie e 2 sconfitte. Volevo vedere insieme a voi se per caso riusciamo a completarla. Sarebbe davvero fantastico riuscire a chiudere la sfida al primo colpo. Vediamo subito come gestire contro Garisco dei Gaditanos. Lui apre con una serie di sgherri all'otto. Noi possiamo mettere dietro il nostro bombardiere. Abbiamo anche... attenzione, perché con le frecce è stato molto scortese a toglierci entrambe le nostre truppe. Io devo semplicemente aspettare che arriva con... Ok... con la sua scintilla. E qui andiamo. Abbiamo un attimino tankato bene. Possiamo ripartire con Gran Cavaliere, Guaritrice. E dietro gli mettiamo anche l'Ariete che va ad impattare su una fornace al 3. Attenzione, questo c'ha il deck completamente a caso. Io andrei a spingere in questo momento con tutto l'attacco di cui dispongo. Riusciamo infatti a togliere la torre di destra e preparerei appunto l'attacco finale senza comunque scoprirmi, ma in realtà non è necessario. Oh my god, questo lo abbiamo distrutto ragazzi, ouch. Così, una vittoria semplice, 8-2, ci andiamo a prendere i 10 jolly epici, che schifo non ci fanno. Vai. Dentro così col secondo game. Molto bella la sfida Mega Mazzo di Clash, ragazzi. Una delle mie preferite perché ti permette di utilizzare veramente una molteplicità di carte e di capire bene alcuni meccanismi, alcune combo tra una carta e l'altra. Abbiamo dietro con un moschettiere, purtroppo lui ha aperto con una trivella, quindi noi gli mettiamo sopra le guardie. Attenzione, cattivissimo questo golem sul ponte. Una violenza veramente esagerata, a parer mio. Siamo obbligati ad andare a tankarlo in questo modo e direi di lasciare che la fuorilegge pensi al suo principe, aprendo con il miner che va sulla strega e l'arciere magico che ci potrebbe aiutare, giocandolo grader poi a sinistra per obbligarlo ad andare a difendere. Sembra che stia funzionando, attenzione! Freccioline sopra il suo Goblin Cerbottaniere avrebbero avuto più senso sopra l'orda di scheletri, ma attenzione perché qui partiamo di nuovo con tutte le nostre truppe a disposizione. Lo Greder ha veramente devastato la torre di sinistra e dobbiamo obbligatoriamente adesso tornare indietro. Pronti per la difesa, giochiamo una Tesla. Giochiamo... attenzione perché qui... ce la stiamo rischiando tantissimo in questo modo. Chiedo tutto il supporto da parte dei miei scaricuccioli, che in realtà mi hanno aiutato tantissimo. Attenzione perché il gigante elettrico. Vediamo se viene loccato dal moschettiere. No, purtroppo il moschettiere era già andato sulla sua strada. E allora continuiamo a tankare il gigante con le nostre truppe. Aspettiamo un attimino, gigante è stato fermato, ma io voglio fermare la princess che mi preoccupa molto di più. Una fuorilegge da dietro, bene così la Valchiria che è riuscita a tranciare un po' dei suoi goblin che sono stati rilasciati dalla trivella. E qui andiamo prepotente con il Gran Cavaliere, come sempre in supporto alle truppe, l'arciere magico. Vale la pena tirare le frecce per togliere il bombardiere. Riusciamo a tankare God e partirei di nuovo con Ogrider Miner. Bene l'attacco. Possiamo azzardare anche una domatrice
di Arieti direttamente sulla destra, supportata da un goblin cerbottaniere con l'arciere magico, tolgono tutti i problemi che si stavano creando intorno al gran cavaliere, qui sotto anche l'Ariete per andare alla chiusura, ed è ancora una tripla, mamma mia, che devasto ragazzi, che devasto. Siamo arrivati ragazzi a 9-2, 10.000 di gold ce li portiamo a casa e andiamo a fare l'ultima partita. Speriamo di chiudere con l'Unplane, Jacob degli Extreme Warriors. Potremmo aprire un po' dalle retrovie con la fornacina, la mettiamo giù così proprio. Lui va a giocarsi il... Oddio, no... Oh, aiuto! Ok, non so cosa caspita fosse quel coso. Ok, problemi tecnici, ma ci siamo ripresi instant. Anche il gioco ce l'ha con me. Dunque. Ottimo. Qui c'è un problema. Qui c'è un problema da non sottovalutare. Serve un arciere magico. Serve una valchiria. Serve roba pesante qua. Serve roba pesante. Io non escluderei anche l'inserimento di una domatrice e di un mago elettrico sopra tutte le sue truppe. Perfetto, è l'arciere magico che aiuta tanto. Frecce sulla sua strega madre e sul nostro mago elettrico. Riusciamo perlomeno a togliere il mago elettrico. È necessario avere subito pronto il cavaliere. Bombardiere sul gran cavaliere. Bombardiere sul gran cavaliere. Andiamo. Ok, chiudiamoci un attimo in difesa. Salta gran cavaliere, salta. Ha saltato, perfetto, il bombardiere dietro. Miner, ma non lo giochiamo lungo, lo giochiamo corto. Non devono essere colpiti in questo momento. Non devono essere colpiti i nostri scaricuccioli. Moschettiere cerbottaniere dietro la torre. Pericolosissimi quei due cosi. Hanno attivato la centrale. Devo per forza sacrificare una rete da battaglia. Pesante lui, eh. Fornace ancora, e qua subiamo tanto sulla destra. Ariete da battaglia sacrificato bene, aspettiamo. Dove è andato il domatore? Vabbè, doveva andare da un'altra parte, ma non è un problema. Cioè, è un problema in realtà, ma va bene comunque. Forza ragazzi, l'arciere. Oh mamma mia. E qua è brutta ragazzi, e qua è brutta, potremmo non farcela a chiuderla. Domatrice. Pronte le frecce preventive. Dai, tiralo giù. Non lo tira giù. Tesla in difesa. Gran cavaliere anche per me. Mi deve aiutare. Mi serve un attacco istantaneo. Il Valchirione non può fare molto. Gli scaricuccioli. Ho paura che non ce la faremo, ragazzi. Il Miner. Difendiamo. Obblighiamolo a difendere. Moschettiere ha sicuramente uno spell, non può non averlo. Difendere ancora. Forza. Oh mio Dio. Let's go. Ed è la terza win di fila. Mamma mia ragazzi, chiudiamo la sfida mega mazzo in 10-2. Oh my god, ci vinciamo il nostro jolly leggendario e io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto, mi raccomando un bel pollicione in su, noi ci vediamo con il Funny Moments numero 100 che esce questo weekend. Ciao!